che qualcuno ha scelto di rovinare questo giornato, tentare di rovinare questo giornato in modo teorico. Non è permesso a nessuno, lo dico con molta chiarezza, e lo dico nel rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori, c'è una giornata che c'è da qui, noi aderenti del tavolo, di questa natura non sceglieremo mai e continueremo a batterci in un'altra direzione. E la chiudo qui, per non tenerla più lunga, dicendo una sola parola. Oggi non è che l'inizio, e c'è già l'impegno di tutta la CGIL, dopo il 25, a andare verso lo sciopero generale di tutti i lavoratori, e questa è la cosa che serve. Grazie a tutti voi. Io ringrazio Maurizio, però una cosa la voglio dire, con rispetto a noi stessi. In fondo alla piazza ci sono stati dei problemi, molti di voi li hanno visti, però devo dire che a un certo punto la scelta di lanciare anche dei lacrimogeni nella direzione del parco è veramente inaccettabile. Noi andiamo verso un autunno che sarà complicato a Torino come altrove. E noi in piazza ci siamo andati oggi e ci andremo anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Noi dobbiamo fare in modo che davvero il diritto di manifestare sia garantito a tutti, come noi ce lo siamo.